Let me see you scrub it. Bella a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono qua per presentarvi questi due New Holland caricatori, questo qua palla gommata e questo caricatore telescopico, che sono appena usciti da poco sul sito ufficiale come mod, che in verità sono dei DLC che sono comprendenti anche nel pack quello che potete comprare con la trincia della New Holland. A breve poi lo prenderò anche quello e farò anche il video presentazione. E niente, quindi come vedete qui abbiamo questo New Holland LM742, un caricatore telescopico, diciamo, mi sembra anche un po' reschinato dal Lieber che c'era già, però devo dire che come prime impressioni dentro è stato anche un po' rifatto e un po' più dettagliato. E invece la palla gommata invece è un pelino uguale rispetto alla Lieber, sempre con l'originale, però comunque il reskin è stato davvero fatto bene. Il modello è la V170C e devo dire che è molto molto potente, solleva anche molto, e dopo andremo a testarla in trincea per alzare il silato, vedremo. Facciamo qualche giretto solo per testarla un attimino. Niente, come vedete interni e tutto sono davvero fatti bene. Anche il sound bello. Adesso possiamo anche provarlo. Ecco qua, così proviamo un attimino il sound. Come sentite? È davvero fatto bene, molto molto bello. Ha fatto un ottimo lavoro. Come DLC free è già tanto. E niente, quindi come vedete fatto davvero molto bene, a parte qualche texture qua dei fanali che non sono proprio così, ma comunque mi sembra più presi dalla realtà, quindi solo trasformati in foto, almeno da quello che vedo. Poi se mi sembra così, comunque questa qua invece vi danno soltanto questi due mezzi, le pale ve le danno, dovete utilizzare quelle della Lieber originali del gioco, quindi avete solamente i mezzi in pratica, come vedete. E niente, quindi per avere almeno questo DLC free potete usufruirne, il link in descrizione poi lo trovate. E niente, quindi andiamo a testarle in campo, anzi in trincea, per provarle. Bene ragazzi, eccoci qua che siamo in trincea, come potete sentire anche il sound è fatto molto bene. Ora dovremo prendere il silato. Ok, fatto. Ora andiamo a svuotarlo per provarlo. Come vedete stabilità buona. Adesso proviamo anche a alzarlo. Ecco, impennerà un pochino. Anzi, mi sono ribaltato. E poi potete anche tirare su, naturalmente, abbassando il caricatore. Sì, in effetti se girate così non è incontrollabile. Guardate come andare su due ruote. Guardate ragazzi, guardate. Io sono peggio di un... Guardate, peggio di uno stuntman, insomma, guarda. Che roba, guarda. Che roba. No, boh. No, per questo è un test mode pazzo, come fa Bulldeer, che lo ricordo, quindi mi deve anche pagare perché gli faccio pubblicità. E niente, quindi come vedete stiamo testando. Sì, dai, prendere questi cosi. Andiamo a scaricare perché facciamo ancora un altro giretto brevemente. Il dirt non l'ho ancora provato, quindi vediamo se utilizzandolo un po' si sporca. Ecco qua. Sì, vuotiamole proprio per terra in pratica. Mi sa che è meglio alzare. Ok, così va già bene. Sì, con il tasto è come i caricatori telescopici del quelli originali in pratica, perché come vedete si può alzare e sollevare con il tasto sinistro. Ecco, quindi niente, quindi andiamo a provarlo ancora un attimino a caricare ancora una volta. No, comunque ragazzi è un po' incontrollabile quando è pieno sotto, ma vabbè, è normale, perché diciamo che quello è normale. Però
poi se lo alzate ancora di più incontrollabile, quindi adesso proviamo ancora a fare lo stuntman. Guardate, 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 boom! È vero che non si scarica la palla. Pensavo si scaricasse almeno, cioè, invece solo quando poi è rivolta verso il giù e c'ha il suo proprio fatto apposta così. Ecco qua, scarichiamo. Sì, a parte un po' l'impennata. Niente, quindi come vi ho già detto dovete utilizzare le pale originali, oppure anche quelle mod, non so, comunque basta che si attacchino per un caricatore telescopico, perché nel pack comprende solo i due caricatori e non le loro rispettive pale. E questo, cioè, probabilmente non avevano tanta voglia di farle. E niente, quindi adesso andiamo a testare un attimo l'altra. Eccola qua. Andiamo a provarla un attimino. Anche se questa qua comunque è molto più potente dell'altra, quindi come stabilità dovrebbe essere buona. Anche come l'ho provata prima, in strada è molto stabile. Adesso proviamo un attimo a alzarla e fare come prima. Sì, diciamo impenna un pochino, ma rispetto all'altra comunque molto, perché è proprio più grossa come modello e tutto, quindi. Poi una palla gommata, diciamo, ecco, gli stuntman potete farli lo stesso, ce la fate. Ecco, ho perso un po' della cosa, ma sì, il problema adesso è come. Oh, ok, vedete che c'è sempre un motivo a tutto per rialzarsi. Lol. Allora, proviamo un attimo a scaricare. Sì, buono. Anche il sound, come potete sentire, è molto bello. E diciamo è cambiato dalla Liber originale, quindi almeno quello, perché altrimenti se avessero lasciato proprio il sound della Liber, cioè non c'era gusto, perché almeno il sound reale, se sono andati a prenderlo, cioè deve essere almeno quello, poi a mio parere, poi almeno così, se vi piace poi quello della Liber fate pure, cioè, non è colpa mia. Niente ragazzi, per questa presentazione del DLC New Holland Free è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao ciao!